noi siamo per le cose veloci e buone, tanto buone. Quindi faremo una pasta con una ricetta tipica toscana. Si chiama acciugata, è una bontà. Allora, vi dico subito gli ingredienti, quelli veri. Allora, la pasta, va bene. Poi ci abbiamo l'aglio, il prezzemolo è proprio facoltativo. Quello che normalmente si trova sono le acciughe, sempre, perché si chiama acciugata, e delle volte i capperi. E poi, ragazzi, l'olio buono d'oliva, extravergine. Quindi siamo in Toscana, l'olio deve essere buono. Allora, prima cosa, l'aglio. Lo puliamo, bene, bene. È inutile che vi dico, oh, sempre. Due ingredienti, sono tre ingredienti qui, ma devono essere di grandissima qualità, buoni. Tanto costano poco, sono ingredienti, diciamo, poveri, chiamiamolo poveri. Poi l'olio, una cosa che dovete fare attenzione è questa: non deve rosolare l'aglio, deve leggermente profumarsi con questo olio. Buttiamo subito la pasta, perché se è una pasta, cottura della pasta è pronto tutto quanto. Vado, piano piano si ammorbidisco e li butteremo dentro. Una cosa importante, questa ricetta si faceva una volta proprio nel coccio. Io il coccio non ce l'ho, sull'induzione sarebbe difficile, e uso una pentola d'acciaio. Qui, quindi il fuoco deve essere bassissimo perché non si deve rosolare. Ecco, lo metto a 7, va bene, così. Quindi non facciamo assolutamente rosolare l'aglio. Appena sentiamo il profumo dell'aglio, che comincia dentro casa a sentirsi il profumo dell'aglio, vado pure al ritmo di musica, mettiamo le acciughe. Allora, dato che l'olio è... Mo faccio così, bum bum. L'olio è... Camera 1 subito si lamenta perché faccio troppo rumore. L'olio extravergine ce lo scegliamo noi, quello buono. Io ho queste acciughe fighissime, con pochissimo olio. Già, guardate che figa. Queste sono proprio la padella, 7 cm lunghe. Guarda, perfette, pronte. Così, l'olio ce lo scegliamo noi. Vado, abbondanti, metto tutte. Guardate così, bello, bello. Sentite, non fa il rumore del fritto, no? Abbasso un altro pochino. La pasta sta qui dentro. Io ho usato per me, poi fate come volete voi. La cucina lo sapete com'è. La cucina, la camera letta è la stessa cosa. Bisogna fare quello che uno vuole, senza limiti. E come pare a voi. Quindi io ho usato uno spaghetto quadrato. Però potete usare una linguina, potete usare uno spaghettone, un bucatino. Fate come volete voi. Siete liberi. Piano piano sto sciogliendo l'alice, guardate, è così. Piano 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 piano. Una dolcezza. Io quasi quasi faccio così, guardate. Lo spengo già, basta. Così. Poi, la cosa figa è quella del capperetto. Dice, ammazza, bella saporita. Allora, capperetto sotto sale. Io ve lo consiglio. E poi l'ho messo in ammollo, in acqua. Li strizzo, guardate, li strizzo, così. La figata di questa salsa è che noi oggi facciamo spaghetto, ma volendo ci possiamo accompagnare le carni, i bolliti. Addirittura in Toscana ci condiscono l'uovo sode, buonissimo. Come tutte le ricette italiane, dato che noi siamo degli artisti, ognuno di noi ci ha messo qualcosa. Il cappero in alcuni casi c'è, in altri no. Quindi, vi piacciono i capperi? Metteteli, non c'è problema. Non vi piacciono? Non li mettete. Fate come volete voi. Vado così, metto il cappero. Capperi belli tritati. E adesso aggiungo olio. Bello, abbondante. Perfetto, così. Poi, personalmente, alla fine io che farei? Io ce lo metto. Un po' di prezzemolo ce lo metto. Questo è mio, eh? Non è una cosa tipica toscana, non ce la metto nell'acciugata, però io alla fine un bel tocco di verde ce lo vado a mettere. Lo tritiamo un po', come piace a voi. Lo volete piccolo? Prendetelo piccolo. Lo volete un po' più grosso? Prendetelo grosso. Tritatelo come volete voi, non c'è problema. L'importante è che non lo fate asciugare il prezzemolo. La cosa più brutta è quando si trita il prezzemolo e poi si lascia asciugare, per tutta quella freschezza, quella bontà. Allora, acciughiamo, assaggiamo la pasta se è pronta. È proprio duretta, ancora duretta. Allora, prepariamoci il piatto intanto. Piatto, la scodella, come si faceva una volta, eccola qui. Ci siamo.
È il momento nostro, questi ragazzi. Questo è il momento della, del godimento. L'aglio lo lascio dentro, poi lo leveremo dopo. Allora, questa salsa potete farla pure, una volta che la fate, potete farla anche un po' di più. Che poi, lo sapete che fate? Ve la mettete da parte, ci mettete un po', ci aggiungete un pochino di olio, così a coprire, della pellicola e la mettete in frigo. E così, quando volete un crostino, quando volete un po' d'appetito, c'è cioè un pezzo di carne bollita, l'ovetto sodo, la potete utilizzare, come fanno i toscani. Adesso, non accendo il fuoco, assolutamente, a fuoco spento, guardate che meraviglia, guardate il colore che sta prendendo, guardate che cremetta, strapazzatela, strapazzatela, bella, così è asciutto quanto l'amido, vai, così, sentite il rumore? È quello nostro, manca un po' di umidità, l'umidità ci vuole. Per fare il rumore dell'amore ci vuole, vai. Ci siamo. Assaggio un attimo. Un altro pochetto. A casa Mariola si magna. Si scherza, vai, così. Perfetto. Uno spicchietto d'aglio qua. Queste alici sono perfette per fare questo lavoro, perché senza olio sono perfette. Vado, prezzemolo, così appena. E mo adesso a me, già mi sono preparato il vino, bicchiere mio, vi giuro, c'ho un'acqualina, è allucinante, una fama, prezzemolo, così, pronto? Allora, ma quanto siamo forti noi italiani, con due ingredienti facciamo dei piatti da sturbo. L'importante è che i due ingredienti siano sempre buoni. Vi voglio bene, viva le ricette economiche, stagionali e tanto tanto buone. Voglio bene, un bacio. Che bontà. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.